Salve, benvenuti a questo quarto incontro del ciclo di seminari organizzato dalla Cattedra di Sociologia dell'Europa, appunto dal modulo Jean Monnet del Centro Studi Europei, dedicato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In questo incontro tratteremo di un tema, direi, fondamentale per il futuro, per il presente e per il futuro dell'Europa, ovvero della necessità di rafforzare e di istituzionalizzare in fondo una cosa che già esiste, cioè la solidarietà tra i Paesi membri dell'Unione Europea. Un po' a lezione abbiamo parlato della solidarietà, se ricordate, no? È presente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il capo quarto. Ci sono diversi articoli dedicati alla solidarietà, però diciamo anche che la solidarietà nella Carta dei diritti fondamentali, ma un po' in tutto l'approccio alle politiche sociali dell'Unione Europea, ha un taglio prevalentemente lavoristico, cioè legato alla regolamentazione del mercato del lavoro. E questo è dovuto a che cosa? È dovuto alla natura fondamentalmente atipica delle politiche sociali europee. Politiche sociali che sono votate, possiamo dire così, alla costruzione del mercato, piuttosto che alla correzione dello stesso sulla base di criteri di giustizia sociale. Ora, di questo tema e di quanto invece sia necessario allargare il concetto di solidarietà che è presente appunto a livello istituzionale nell'Unione Europea, ci parlerà oggi il professor Giuseppe Allegri. Prima però vorrei, almeno per un saluto, dare la parola al professor Pendenza, che peraltro si è occupato a lungo anche di questo tema della solidarietà e che ce ne verrà a parlare anche in una delle ultime lezioni del Jean Monnet, insieme anche poi alla professoressa Beatrice Benocci, che affronterà anch'essa insomma il tema della solidarietà da un'altra prospettiva. Insomma, la solidarietà è al centro delle riflessioni che proponiamo. Quindi prego, professore. Ma giusto per dare il benvenuto. A Peppe, al professor Allegri, Peppe e gli amici ovviamente, perché ha una formazione e una curiosità polivalente. Questo è il tema dell'Europa, il tema dei diritti sociali, è certamente uno dei suoi temi, ma in particolar modo lui è un esperto, è un conoscitore del tema del reddito di cittadinanza a livello europeo e ha scritto tante cose su questi temi. Dall'altro, insieme a Giuseppe Bronzini, che sarà l'ospite della festa dell'Europa, hanno scritto un libro che per me è stato importante per elaborare il saggio poi su questo, perché è un lavoro molto duro, severo, ma scientificamente, come dire, ancorato al dato sul la questione dell'austerity e dei danni che l'austerity ha prodotto in Europa e non solo in Italia. Quindi, insomma, vede la sua capacità di spaziare su campi diversi, non solo il suo, che è filosofo politico, no? Sei storico di dottrine politiche. Sì, a metà, in realtà sarei anche una specie di costituzionalista, comparatista, diciamo. Insomma, un sacco di cose. Sì. E le controlla tutte, anche un po' di sociologia e quindi insomma sarà sicuramente. Io sono molto contento di averti qua, veramente questa è l'unica cosa che posso dire, veramente molto grazie. Contento. Grazie molto per l'invito. Bene, allora vi presento il nostro ospite, ho già presentato in parte il professor Pendenza. Giuseppe Allegri è docente in diritto pubblico dell'informazione e della comunicazione presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, Università di Roma. Si occupa prevalentemente di storia del pensiero, delle istituzioni politiche, di diritto pubblico e costituzionale, sia comparato che europeo, di nuove forme del lavoro culturale, di sistemi di welfare e di innovazione sociale e istituzionale. La sua attività di ricerca è davvero molto molto intensa. Ha collaborato con fondazioni e centri di ricerca e ha collaborato numerosi progetti sia nazionali che europei. Altrettanto consistente è la sua produzione scientifica, è coautore o autore di ben 8 volumi, se ho contato bene, di cui anche tradotto in coreano, insomma, okay. È una piccola chicca. Il libro che ci dà Corea del Sud, è autore di ben oltre, se ho contato bene, di un centinaio di articoli, saggi, sì. Vabbè, voci di enciclopedia, no, vicino
cito soltanto qualche piccolo contributo del professore: il reddito di base nell'era digitale, la transizione alla Quinta Repubblica, quindi un volume collettivo che sta per uscire, che si intitola La città come istituzione entro lo Stato, edito dalla Sapienza Università, e poi altri volumi collettivi come Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo, Rivoluzione tra mito e Costituzione, con Giuseppe Bronzini, Libertà e lavoro dopo il Jobs Act, ancora Sogno europeo o incubo con un bel punto interrogativo, e con Roberto Ciccarelli, Il quinto Stato e la furia dei cervelli, no, la fuga, la furia dei cervelli. Bene, il professor Giuseppe Allegri oggi presenta una relazione, la vedete alle mie spalle, Costituzionalizzare la solidarietà verso un nuovo modello sociale europeo. Prego, professore. Ok, grazie molte dell'invito, della presentazione. Sono felicissimo pure io di stare qui, non è la prima volta che vengo qui da voi, lo dicevo prima agli amici e colleghi, insomma, mi piace moltissimo questo spazio universitario vostro, diciamo, quindi sono molto affezionato all'Università di Salerno e quindi sono doppiamente, finalmente felice di stare qui. Poiché il tema è abbastanza ampio, io ho provato ad articolare il mio intervento in tre parti, però poiché mi piacerebbe pure capire se, spererei, però non è detta, ma insomma, che le cose che vorrei dire possano destare qualche interesse ai ragazzi e alle ragazze, mi piacerebbe quindi magari capire se tenere un po' di discussione, di tempo per... Quindi vi chiederei magari di bloccarmi, ecco, no? Facciamo, sono le 3:10, proverei a contenere tutto entro i 25 minuti, che dite? Sì, passa poco, spero di riuscirci, casomai mi date tempi così... Allora, l'idea di articolazione della mia... Devo fare il gioco con gli occhiali perché purtroppo sono vecchio, e quindi cerco di leggere, non di leggere proprio, però di seguire punti, così non tendo a perdermi spesso, non vorrei... Vorrei articolare l'intervento quindi in tre parti, diciamo. Una sorta di premessa che cerca di tenere insieme un autochiarimento sul concetto di solidarietà e di modello sociale europeo, come dicevamo nel titolo anche. Una parte centrale che in teoria dovrebbe essere un po' lunga, ma una parte centrale che invece dovrebbe essere breve perché è solo una paginetta, sulla crisi permanente della costituzionalizzazione europea della solidarietà che non c'è, così ho dato sto titolo approssimativo, ma insomma, quindi c'è o non c'è, è costituzionalizzata, insomma, ok, solidarietà, come diceva Dario, tra stati, ma io proverei a vederla anche e soprattutto nella dinamica, nella dialettica individuo, società, istituzioni, quindi una solidarietà a molti livelli, diciamo così, sia sociale che pubblico istituzionale, anticipo questo aspetto qui. E poi una terza parte invece più propositiva su quali potrebbero essere le prospettive che il grande professor Amendola, ben arrivato, che onore, grazie. Le prospettive possibili di lotte per uno spazio politico di una inedita solidarietà europea e la proposta di una European Social Union, di una unione sociale europea, non solo un'unione economica e monetaria. Quindi queste le tre parti. La terza più analitica propositiva, la seconda più critica e la prima invece di premessa. Allora, sul termine di solidarietà appunto c'è... un certo rischio di ambiguità sul termine di solidarietà, diciamo. Io proverei allora a vederla in un modo, quindi la prima parte dovrebbe essere solidarietà e modello sociale europeo, che cosa intendiamo? È una parola polisemica, solidarietà, d'accordo? Può significare molte cose, può essere inserita in diverse tradizioni culturali, sociali, politiche. È un concetto, una pratica che si evolve anche nel tempo. E a me piacerebbe dare, buonasera, una visione, ecco, una lettura
esistenziale e sociale del concetto di solidarietà. Mi viene sempre in mente la formula che utilizzava Albert Camus, no? L'esistenzialista è un po' poco, va bene, il grande intellettuale francese di origine algerina, diciamo, no? L'amico è anche il nemico un po' dopo di Sartre e di Simone de Beauvoir, in quegli anni splendidi che sono stati gli anni 50-60 francesi, splendidi anche anni complessi perché sono anche gli anni della decolonizzazione, della questione algerina per Camus, un tema molto scottante proprio perché lui era di Orano, era di origine algerina. E appunto rintracciava l'origine semantica del concetto di solidarietà, no? Nella stessa etimologia, solitaire e solidaire, okay? L'essere solitario, la solitudine dell'essere umano che aspira a una prospettiva invece solidale, quindi in italiano sarebbe colui che è solitario come individualità, ma è un solitario in una prospettiva solidale con gli altri. La prospettiva di Camus e di una parte di pensatori, Camus ha un'impostazione diciamo filosofico sociale da pensiero critico libertario, diciamo così, in questo era anche in polemica con Sartre che era un po' più un tantinello più dogmatico, come potremmo dirlo, ortodosso, diciamo così, più vicino alla la visione dogmatica comunista sovietiche per certi versi anche, d'accordo? Invece Camus è sempre stato quel bellissimo libro che l'uomo in rivolta, no? Per esempio, è sempre stato, quindi in un aspetto esistenziale e al contempo sociale, quindi mi riverrebbe la proposta di Camus, diciamo la mia idea appunto di solidarietà è appunto quella dell'essere umano concretamente situato, d'accordo? Nel vivere quotidiano, che è necessariamente un vivere associato, seppure parte da una condizione di individualità, di soggettività individuale, d'accordo? E concretamente situato anche con il suo atteggiamento etico rispetto alla vita, etico nel senso di relazione con l'altro, d'accordo? Con l'altro e con gli altri e con le altre. E in quella verrebbe da dire, no? In quella sorta di, ecco, potremmo prendere la formula leopardiana, per citare un altro pensatore, quando nella Ginestra parla di social catena, no? Ecco, la visione di Camus per certi versi, o comunque questa visione che io proverò a darvi del concetto di solidarietà, non tralascia l'aspetto della soggettività dell'individuo, ma la cala nella dimensione relazionale, d'accordo? In quella social catena che è lo spazio vitale, d'accordo, è una formula brutta, lo spazio vitale, la dimensione multilivello, la dimensione sociale nella quale l'essere umano crea una seconda natura, no? Lì nella Ginestra c'è un'opposizione con la natura spietata, diciamo così, no? E questa seconda natura è l'aspetto solidale dell'essere umano in società, che crea delle istituzioni, delle pratiche, delle relazioni, delle procedure, delle dinamiche relazionali, che diventano poi la vera natura dell'essere umano, no? In questo appunto c'è pure una tradizione filosofica, appunto, politico-filosofica, no? Che pensa che la natura dell'essere umano è quella di inventare artifici, di inventarsi i modi per stare insieme, d'accordo? L'ottica aristotelica classica dell'uomo animale politico, animale sociale, ma in realtà penso più agli insegnamenti di David Hume, riletti per esempio dalla tradizione di Deleuze e degli istituzionalisti francesi, no? Si crea l'essere umano, immediatamente supera la prima natura, ammesso in un concesso che ci sia una prima natura, sì, probabilmente c'è, e crea subito questa seconda natura artificiale che è data dalla relazione di simpatia con l'essere umano più vicino, che diventa una relazione poi che porta alla necessaria ricerca di una generosità individuale e collettiva, d'accordo? Questa quindi è la prospettiva, vi ripeto, non tralascerei il punto di partenza però sulla dinamica soggettiva del singolo, lo spazio di autonomia, di libertà, cercando, ecco così, introduciamo altri due concetti che ci saranno utili anche che concetti molto valorizzati per esempio da Etienne Balibar, no? Un filosofo francese che si è occupato molto di questione europea, quando ha cercato di ragionare molto sulla tensione tra eguaglianza e libertà, pensando, riformulando, no?
la modernità giuridico-istituzionale europea, la moderna prima, seconda e tarda modernità giuridico-istituzionale europea, proprio nel quadro della cosiddetta égalité. Non c'è un'eguaglianza che sopprime una libertà, la libertà dell'individuo, non c'è la libertà dell'individuo che sopprime l'eguaglianza, ma è una tensione continua. E quindi, d'accordo, solitaire, solidaire, égalité, invenzione di istituzioni, di relazioni, di pratiche e di tendenzialmente diciamo condivisione di un buon vivere associato, d'accordo? E, allora, questo concetto di solidarietà, però, diciamo, che quindi potremmo dire che io lo leggerei quasi connaturato al vivere associato dell'essere umano, diciamo, ok? Per un buon vivere associato, ecco, per un buon vivere insieme, come diceva Roland Barthes quando studiava i comportamenti dei frati, no? Nei conventi, in uno dei suoi ultimi seminari alla va bene, Barthes, no? Però non apriamo Barthes perché sennò mi perdo davvero. Invece il concetto di solidarietà, poi io cerco adesso di articolarlo secondo un concetto di solidarietà, diciamo, sociale e solidarietà istituzionale. Così questi concetti potrebbero esserci utili nella seconda e terza parte. E quindi, da una parte, lo spazio della dimensione di cooperazione sociale e di cooperazione mutualistica, di mutuo appoggio, di agire collettivo, comune, insieme, ok, tra soggetti che si auto-organizzano, d'accordo? E che danno vita a quella solidarietà sociale all'interno quindi della società civile, potremmo dire, in particolar modo nella transizione dallo Stato liberale monoclasse allo Stato costituzionale del secondo Novecento, diciamo così, d'accordo? Le classi operose che si auto-organizzano perché sono fuori dalla cittadinanza politica, sociale, istituzionale. Lo Stato monoclasse liberale borghese, come diceva Massimo Severo Giannini, era uno Stato pensato per cittadino maschio, bianco, va bene, proprietario, maggiorenne, capofamiglia, in buona salute, più o meno lavoratore o se no ereditiero, d'accordo? Quindi la solidarietà sociale che si organizza creando delle istituzioni di protezione delle classi operose, quelle classi che venivano pure definite come classi subalterne, come classi pericolose anche, d'accordo? Solidarietà sociale. E dall'altra invece si arriva alla cosiddetta solidarietà invece istituzionale, che è quella promossa dalle istituzioni pubbliche, d'accordo, che recepisce per certi versi la inventività sociale di quelle classi operose nello Stato liberale e la trasporta nello Stato costituzionale del secondo Novecento, del cosiddetto welfare state, Stato sociale, età providenza, a seconda di come vogliamo chiamarlo, diciamo, d'accordo, che cerca di superare l'ottica caritatevole, no? La solidarietà non deve essere, no? Insomma, l'ottica caritatevole e dovrebbe superare anche l'ottica paternalistica, spesso lo Stato sociale invece è anche uno stato paternalistico, diciamo così, e ha una funzione però di redistribuzione economico-sociale, diciamo, del potere, del potere economico, una sorta di tentativo di costituzionalizzare parametri di giustizia sociale, ecco, di ridistribuzione della ricchezza all'interno di una cittadinanza quindi allargata, d'accordo? Allargata alle diverse, ecco l'altro elemento insieme a égalité, dovremmo mettere insieme l'aspetto di eguaglianza anche differenza o differenze, d'accordo? In questo caso differenza anche riprendendola dalla tradizione del pensiero femminista invece del secondo Novecento, d'accordo? Che caratterizza la differenza femminile e femminista come una differenza che ridisegna l'articolazione della cittadinanza statuale tradizionale, che comunque anche quella del secondo Novecento era sempre una cittadinanza che stava sempre pensata per il maschio lavoratore, capofamiglia, d'accordo? L'accesso alla cittadinanza politico-sociale, sappiamo bene che già dal diritto di voto, che arriva tardissimo in Italia, no? Arriva con la nascita della Repubblica il 2 giugno del 46, d'accordo? Ma per invece includere o dare cittadinanza, insomma, passeranno altri anni, altri decenni, servirà la riforma del diritto di famiglia, d'accordo? Servirà
la riforma del mercato del lavoro, serviranno un sacco di cose, d'accordo, ok. Quindi solidarietà sociale, solidarietà istituzionale, però sono solo alla prima pagina, quindi questa solidarietà istituzionale nell'evoluzione del sistema di welfare, anticipo questo concetto qui, che invece ci ritornerà utile forse nella discussione finale, spesso diviene una solidarietà condizionata, no? Il welfare si è tra il welfare, quindi gli strumenti di protezione sociale, di garanzia sociale, che sono tendenzialmente pensati seguendo due prospettive nel modello sociale europeo, ecco, così anticipiamo anche il concetto di modello sociale europeo, no? In una prospettiva più universalistica o in una prospettiva più lavoristica, corporativa, no? Categoriale, ecco, diciamo così. Ecco, il modello italiano è quello più tradizionalmente categoriale, corporativo, lavoristico, d'accordo? Il modello, diciamo, tendenzialmente anglosassone del Nord Europa è un modello invece più tendenzialmente universalistico, in cui la garanzia dei diritti sociali fondamentali si sgancia dal soggetto lavoratore maschio, diciamo, e cerca di tutelare gli spazi di autonomia e, diciamo, l'intero ciclo vitale dell'esistenza, la libertà di scelta del singolo, quindi crea una serie di strumenti nella tradizione, soprattutto nei 20-30 anni in cui il sistema di welfare cerca di svilupparsi al meglio, nel passaggio tra gli anni 60-70 e inizio degli anni 80, no? In Francia una sorta di costituzionalizzazione del welfare in senso universalistico arriva probabilmente proprio con l'ascesa del primo governo socialista, quello di Mitterrand nel 1981, no? Con l'introduzione di un reddito minimo di inserimento che precedentemente non c'era, che cerca davvero di costituzionalizzare quel modello sociale europeo che era stato per certi versi anticipato dal modello sociale europeo del Nord Europa. Ok, sistemi di welfare invece tendono sempre di più, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, a condizionare la solidarietà. Insomma, la solidarietà delle istituzioni nei confronti delle cittadinanze deve essere, tra virgolette, meritata, diciamo, no? C'è questa formula, dal welfare si passa al welfare to work e al cosiddetto workfare. Insomma, per accedere alle prestazioni sociali ci sono delle condizioni. Non basta l'allusione alla cittadinanza universale, non basta neanche... Ci sono delle condizioni che sono delle condizioni di valutazione ex ante ed ex post, delle condizioni in cui tu devi dimostrare di stare in certe condizioni economiche e sociali e poi devi dimostrare di seguire una serie di procedure, di procedimenti. Per certi versi lo abbiamo visto anche con il nostro strumento del reddito cittadinanza, no? Con l'introduzione del nostro strumento del reddito cittadinanza, no? I patti per l'inclusione sociale e i patti per l'inclusione al lavoro, no? D'accordo? Ritorniamo su questi concetti, però, quindi solidarietà sociale, solidarietà istituzionale, solidarietà condizionata al cosiddetto workfare, d'accordo. Sul modello sociale europeo invece più generalmente, tendenzialmente appunto protezione sociale o universalistica o lavoristica, mediazione del conflitto sociale attraverso dibattito pubblico, confronto pubblico, concertazione e contrattazione, protagonismo dei corpi intermedi tra individui, società e istituzioni pubbliche, quindi partiti politici, sindacati, strutture associative, movimenti sociali, d'accordo? E quello che Krugman, lo stesso Piketty, tutti gli studiosi che nella crisi del post 2008 segnalavano come vanto della tradizione sociale europea, l'impegno a non lasciare indietro nessuno, d'accordo? Il tentativo di proteggere, di una visione, ecco, di protezione esagerata, diciamo così, di una sorta di garantismo sociale. La società cerca di procedere tutta insieme, nelle differenze, nell'articolazione pluralistica, nella valorizzazione anche delle differenze, ma garantendo una progressiva e tendenziale evoluzione concertata dell'assetto sociale, d'accordo? Qualcuno parla di coesione e integrazione sociale, a me non piace troppissimo il termine di integrazione sociale, però evidentemente, insomma, pensare che le istituzioni pubbliche sostengono delle politiche pubbliche come investimento nei confronti degli individui e della società stessa, d'accordo? L'istruzione, la sanità, la mobilità, il diritto all'abitazione,
le protezioni lavoristiche, d'accordo? Sono strumenti che valorizzano un miglior vivere associato, proteggono gli individui, ma valorizzano la prospettiva di miglioramento, di progresso dell'intera società, d'accordo? Certo, una visione un tantinello organicistica, un tantinello compatta, ma non necessariamente per forza organicistica e compatta, una visione, potremmo dire, di base, di promozione sociale collettiva. Ecco così. Allora, questa solidarietà, volevo fare solo un passaggio, va bene, nel nostro testo costituzionale c'è il celebre articolo 2 della Costituzione, che ancora non rileggo, lì si parla del dovere di solidarietà sociale, economica e politica, pensandolo come dovere del singolo, nella dialettica tra diritti e doveri, ci siamo, ma è necessario leggere il concetto di solidarietà in combinato disposto, come direbbero i giuristi, con l'articolo 3 della Costituzione sull'eguaglianza, soprattutto il 3 secondo comma, no? In quello dell'eguaglianza cosiddetta sostanziale, no? Che le istituzioni pubbliche promuovono delle condizioni di vita migliori, d'accordo, per tutti, quel concetto di eguaglianza che promuove, che non livella verso il basso, ma cerca di promuovere tutti verso l'alto, d'accordo? Quindi, appunto, bilanciando eguaglianza e differenza, eguaglianza e libertà, ma dando un ruolo di promozione sociale alle istituzioni pubbliche, alle politiche pubbliche, all'intervento pubblico, d'accordo? Ora, questo concetto di solidarietà, quindi la solidarietà, sì, tra gli individui, d'accordo? La solidarietà economica, pagare i tributi proporzionalmente, d'accordo? Tutto quell'aspetto lì, la solidarietà politica di integrazione sociale, ma anche la solidarietà delle istituzioni nei confronti delle cittadinanze. Ci sarebbe un tema che apre tutta un'altra questione, che è quello introdotto dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, un aspetto che purtroppo è scottante e mi piace sempre parlarne quando appunto riesco a scendere sotto alla maledetta Roma, come oggi, quindi, di cui appunto ribadisco che sono davvero felice di stare qui, perché ci sarebbe sapete che adesso è in discussione in Italia questa riforma sul regionalismo cosiddetto differenziato, no? Che è un tema annoso, e di quella riforma del titolo quinto, il titolo quinto si occupa delle regioni, delle province, dei comuni, nella Costituzione, va bene, secondo la Costituzione lo sapete, c'è un articolo 119, comma quinto, sempre dimenticato, che è quello che invece che parla esplicitamente, l'altro articolo della Costituzione in cui si esplicita il concetto di solidarietà, per promuovere questo velocito, perché invece non è poco studiato, e secondo me invece dovremmo utilizzarlo proprio per controargomentare rispetto a una visione distorta del regionalismo differenziato, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi al normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Questa è l'idea del regionalismo cooperativo e solidale. Voi sapete che sia il regionalismo che il federalismo hanno una prospettiva competitiva, concorrenziale, o una prospettiva cooperativa solidale. Nella Costituzione nostra, il costituente novellatore del 2001 ha costituzionalizzato il regionalismo cooperativo e solidale senza dubbio, che è una tradizione che sta dentro il federalismo sociale europeo, il federalismo tedesco è un federalismo cooperativo e sociale, la clausola federale statunitense di welfare di ultima istanza, la clausola statale ha un'idea, seppure lì c'è una dialettica nella tradizione anglosassone statunitense tra federalismo cooperativo e solidale, la prospettiva del New Deal, d'accordo, risaliamo ovviamente agli anni 30, era quella dell'intervento di ultima istanza dello Stato perequativo delle situazioni di difficoltà degli stati svantaggiati, d'accordo? Va bene, il testo, l'interpretazione giuridica ovviamente lascia il tempo che trova, ma non direi, perché dovremmo controargomentare facendoci... va bene. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ecco, questo un passaggio forse chi poi sentirà Giuseppe Bronzini, il 9, ne parlerà molto meglio di me, c'è un altro foglio, eccolo. Diceva molto bene Dario, quarto titolo sulla solidarietà, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata nel processo convenzionale tra il 99 e il 2000-2001, d'accordo? Però ora è parte integrante dei trattati costituzionali, dei trattati dell'Unione Europea, che non sono trattati costituzionali,
sono trattati dagli stati, d'accordo, però è una parte centrale, la seconda parte di quella costituzione materiale dell'Unione Europea, diciamo tra virgolette, che sono i trattati dell'Unione Europea, d'accordo. Uno degli scrittori di coloro che fecero parte della convenzione che scrisse, ne parlavamo poco fa, era Stefano Rodotà, che scrisse materialmente il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in un processo convenzionale del tutto strano, nuovo, innovativo, quasi un processo costituente. E lui diceva sempre: dobbiamo leggere la Carta dei diritti fondamentali come un documento giuridico, d'accordo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma anche come un atto politico, dargli quella interpretazione che i movimenti sociali, io direi la società aperta degli interpreti della Costituzione, riprendo una formula cara a un costituzionista europeo come Peter Heberle, ma molto cara anche a uno studioso che a noi piace tanto, che è Jürgen Habermas, che riflette sulla società aperta degli interpreti della Costituzione dentro il suo libro forse più importante per chi studia tra filosofia e diritto, che è Fatti e Norme, che è un libro molto complicato e anche noioso, va bene, non, adesso queste cose poi vanno in rete, vero? Devo sempre cercare di... non, cioè, Habermas è il più grande pensatore e vorrei che non morisse mai, quindi... E quello è un testo formativo gigantesco, un po' faticoso, ecco, allora, diciamo così, un po' faticoso per me che sono molto fiacco, diciamo, allora. È un testo lunghissimo, però molto... E appunto, società aperta di... Ecco, Rodotà ci diceva, tutti i testi costituzionali, tutte le carte in realtà, se non sono riempiti dalla carne viva che se ne appropria nei conflitti giurisprudenziali, nei movimenti sociali, nelle pratiche quotidiane, nell'interpretazione appunto, ecco, e quindi la carta dobbiamo leggerla in questo senso qui. Ed è vero, se per certi versi, che c'è un'ottica lavoristica, può essere vero questo aspetto qui, però io vi cito solo un articolo che a me è caro perché, come appunto diceva il professor Pendenza prima, io studio da diversi anni il tentativo appunto di ragionamento intorno al basic income, al reddito di base. C'è l'articolo 34, ben 12 articoli del capitolo, del titolo quarto, del capo quarto, va bene, della solidarietà, no? Dal 27 al 38. Il 34 però, non lo leggo tutto, è titolato sicurezza sociale e assistenza sociale, d'accordo? E il terzo comma, la terza parte di questo articolo 34, che invece alla fine vi leggo, ma solo il terzo, gli altri due no, dice: al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione Europea riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dall'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali, che è il caveat sempre, no? Il rispetto della dialettica dal diritto statuale e il diritto dell'Unione Europea, però a tutte le persone, a tutto coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Non c'è nessuna articolazione se è disoccupazione, inoccupazione, sottooccupazione, è la persona che è protetta. E c'è quasi nell'interpretazione molto estensiva che abbiamo spesso dato io e Bronzini, ma non solo io e Bronzini, un embrione appunto di allusione universalistica a una protezione di base universale, d'accordo? Di fatto, tra virgolette, costituzionalizzata nel senso che intendiamo noi, cioè c'è la di quelle costituzioni civili, come direbbe Toibner. Va bene, questa era solo la prima parte del primo punto, pensate un po' quanto sono andato fuori quadro completamente, come faccio a risintetizzare tutto? Faccio un cortocircuito tra uno e due, vero? Sì, faccio così. Allora, nuova idea e pratica di solidarietà sociale, d'accordo? Questa è la mia prospettiva, quindi propositiva, quindi questa ci si lega forse pure alla terza parte, così è ancora più semplice. Perché, diciamo, riprendendo un altro pensatore che a noi piace molto, che è Durkheim, no? Lui parlava di solidarietà intesa secondo due terminologie. Adesso per sorprendenza mi richiamerà sicuro, faccio il premetto che è una mia semplificazione con l'accetta. Una sorta di solidarietà meccanica, diciamo così, e una sorta di solidarietà organica, chiamiamola così. Io la ripenso come una solidarietà, diciamo, più tradizionalistica, più familiare, più dentro una sorta di solidarietà naturale, tra virgolette, per certi versi arcaica, quasi che retta intorno alla famiglia, al clan, diciamo premoderna, chiamiamola così, anche se non è totalmente giusta questa definizione, rispetto invece alla solidarietà organicistica, artificiale, burocratica, che arriva fino al welfare state centralizzato, nazionale,
che diventa però poi un welfare che rischia di essere selettivo, categoriale e via dicendo, d'accordo? Ecco, io invece proporrei una idea di nuova solidarietà che non sia appunto né più caritatevole, né più misericordiosa, né più paternalista, che non abbia solo come obiettivo quella della coesione, che non passi per quel principio che diceva Balibar, se appartenente alla comunità nazionale sei escluso dalla solidarietà, d'accordo? Balibar utilizza dei termini molto forti nella descrizione dello Stato sociale europeo, lo chiamano Stato sociale e nazionale. Sapete bene che se invertiamo i due termini non è che ci... Ovviamente non dice questo Balibar, dice semplicemente che la coesione nazionale, la coesione sociale passa per l'integrazione della nazione, diciamo così, d'accordo? C'ho un passo pure del Balibar da leggervi, tanto per tediarvi, perché poi le letture uno dovrebbe portarle scritte, no? E invece poi quando le fai, che le leggi, poi soprattutto se non le ritrovi, no? È ancora peggio, no? Sì, se non le ritrovi poi è proprio... Allora, Balibar, 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 quante volte uno dice che l'idea d'Europa, ecco, probabilmente il progetto europeo, ecco, l'ho trovata, l'ho scritta piccola, pensa un po' invece di scriverla grossa, aveva sottovalutato la resistenza del nazionalismo, non solo per un fattore culturale o per l'impronta delle grandi tragedie del XX secolo, il progetto europeo, ma per il fatto che la sicurezza e le solidarietà sociali erano state tutte costruite per mezzo della coesione sociale nazionale, d'accordo? Quindi sicurezza, solidarietà sociale e coesione nazionale, d'accordo? Questo è un saggetto che poi noi pubblichiamo, che lo scrisse nel 2014. Allora, la mia idea invece di solidarietà, appunto, di nuovo conio, è una solidarietà che pensa a una solidarietà di una società post-salariale, d'accordo? Quindi qui sarebbe da riprendere tutta la tradizione degli studi di chi ha pensato, quindi il welfare non più nell'ottica della società industriale, della società, voi che studiate sociologia, penso agli scritti di Turenne stesso, no? Turenne scrisse quel libro formidabile che è titolato Società post-industriale nel 69, non a caso, nel momento in cui i massimi erano i conflitti dentro la fabbrica, che erano conflitti che stavano dentro la società, 68 studentesco e il 69 operaio, d'accordo? Ma penso a Klaus Hoffe, André Gorz, citiamo francesi e tedeschi, ma anche studiosi italiani, Domenico De Masi, per dire, scrisse sempre in quegli anni, nel passaggio dagli anni 60 e 70. Manuel Castells, Alistair Cornero, esatto, Manuel Castells che è catalano, così prendiamo tutti, no? Va bene, sì, tanti altri, Zohol, ok, e quindi questa società post-salariale che quindi, mi va di citarvi un altro autore, che sicuramente conoscete anche meglio di me, che è Pierre Bourdieu. No, il sociologo, il grande Bourdieu, che non a caso nel 2001, proprio negli anni in cui veniva scritta in realtà lo scrisse nel 99, poi è stato tradotto in italiano nel 2001, negli anni in cui veniva scritta quella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che tenta di essere una Carta dei diritti fondamentali post-fordista, non l'abbiamo chiamata, post-società salariale, scriveva questo incipit formidabile in un saggio sui movimenti sociali europei. La precarizzazione generalizzata può essere all'origine di una solidarietà di tipo nuovo. No? Il passaggio 99, sapete, era il passaggio. In Italia c'erano state già le prime riforme del lavoro della metà degli anni 90, no? Il cosiddetto pacchetto 3 del 97, la riforma del sistema pensionistico soprattutto, della gestione separata, su cui molti di noi si scontrarono, alla metà degli anni 90, le riforme Dini, 95-96, d'accordo? E era il periodo della precarizzazione di massa, d'accordo? Ora noi sappiamo che adesso parliamo di precarizzazione, in occupazione, sottoccupazione, è un processo ultraventennale. E Bourdieu, da grande sociologo che intuiva, disse: ragazzi, qui serve. E paradossalmente lui diceva: guardate, che può darsi che è proprio la precarizzazione che ci darà la spinta anche ai pensatori più tradizionalisti, più conservatori, più reazionari, beh, reazionari forse no, ma quelli più conservatori sì, di ripensare le nuove forme di protezione sociale. D'accordo. E come la pensiamo? Io la penserei come una solidarietà che al contempo è sia conflittuale, che però è anche una solidarietà dialogica, una solidarietà potremmo dire riflessiva, quindi una natura di nuovo di secondo grado, una solidarietà
che potremmo dire tiene insieme auto-organizzazione, socievolezza, quell'elemento della cosiddetta sociability, no? Che ha un elemento, no? Il concetto di sociability, riprendendo la formula che utilizzava Gallino nel suo dizionario storico della sociologia, no? Quindi anche già negli anni 70, lui diceva la sociability per certi versi non dobbiamo confonderla con la socievolezza, no? Perché la sociability tiene dentro sia la polarità, il dark side che il golden side, no? La sociability come socievolezza, relazione con l'altro, ma la sociability anche come elemento di relazione conflittuale tra gli altri. Una polarità della sociability è anche il conflitto sociale radicale, d'accordo? Quindi tenendo appunto una relazione virtuosa tra protezione della dignità umana e sociale, il concetto della dignità umana, il principio su cui si forma la Carta dei diritti fondamentali e pensare questa autonomia individuale nella relazione sociale, quindi pensare nuovi strumenti del garantismo sociale. Appunto il costituzionalismo non è altro che, no, il costituzionalismo democratico sociale del secondo Novecento, pensato a livello statuale, deve essere pensato a livello, questo ci insegna molto appunto Habermas, a livello post-nazionale, no? La costellazione post-nazionale, altro testo non a caso scritto nel 99, forse 95-96, sempre negli anni 90, in quegli anni di grande cambiamento che lo pubblicò la Feltrinelli, no? La traduzione. E il costituzionalismo appunto che cos'è se non frammentazione, distribuzione dei poteri rispetto alla società e garanzia, quindi, dei diritti, delle protezioni sociali, delle tutele, dei soccorsi pubblici, direbbero i costituzionalisti dei rivoluzionari. Va bene. E come si fa a fare il passaggio successivo della mia relazione per tenerla in equilibrio? Purtroppo mi scotta fare... Allora... potrei fare per slogan da rileggere i fondamenti del processo di integrazione continentale tenendo insieme il manifesto di Ventotene e la dichiarazione di Schuman, d'accordo? Poi il 9 maggio prende l'incontro con Bronzini. Perché 9 maggio? Perché il 9 maggio del 50 ci fu quella grande dichiarazione di Schuman che ora vi leggo. Oggi appunto, poi siccome già avevo diversi appunti, oggi poi in treno mi sono comprato la lettura di questa settimana e ho trovato questo saggio bellissimo, brevissimo, di David Reynolds su chi è che ha fatto il processo di integrazione continentale. Ecco, la parte finale mia vorrebbe essere una dialettica tra classi dirigenti e movimenti sociali, d'accordo? Il terzo punto, no? Come immaginiamo le lotte per l'Unione Sociale Europea. E giustamente Reynolds mi ha fatto riflettere su una banalità che però poi non viene mai detto. Reynolds è un geografo, d'accordo? E lui parte insegna a Udine, e parte dalla tragedia del Novecento europeo, che è stata la tragedia del Novecento globale. La guerra civile europea ha portato alla guerra civile mondiale, non ci dobbiamo dimenticare, d'accordo? Il 15-18, il 40-45, la guerra che noi chiamiamo mondiale è la guerra fratricida europea, il suicidio europeo, come lo chiamiamo. Dice poi chi è che si è incaricato di pacificare soprattutto il confine franco-tedesco, ovviamente, no? La Renania, l'Alsazia, la Lorena, quella parte lì. Ecco, tre uomini di frontiera, è una cosa che è una banalità. Voi direte, vabbè, che hai scoperto l'acqua calda. Sì, ho scoperto l'acqua calda, effettivamente, ma poi l'acqua calda a volte è piacevole. Ecco, dice chi è che ha fatto, cioè, questa narrazione è molto bella, non voglio fare molto lunga, ma chi è che pacifica la Francia e la Germania? Tre uomini di classe dirigente democristiani, d'accordo, di cultura democratico-sociale, d'accordo, che sono Schuman, e va bene, lo conoscete, d'accordo? Schuman era nato in Alsazia-Lorena quando c'era il dominio tedesco, quella sarà lottava una guerra franco-prussiana, no? Quella che poi portò alla Comune di Parigi, poi quelle guerre qualche effetto così, va bene, no, non è, in realtà non è proprio così, no, no. Comunque, ma sì, perché poi la Comune di Parigi è del 71, va bene, è l'inizio della Terza Repubblica Francese. Nato in Alsazia-Lorena, dominio tedesco, nel 50 ministro degli esteri della Francia, ok? Alcide De Gasperi. La sua carriera politica è iniziata come deputato tirolese al Reichsrat austriaco, concluse come primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana dal 45 al 53. E Konrad Adenauer, antinazista della Renania, altra regione in conflitto franco-tedesco, storica della contesa tra Francia e Germania e Prussia e Germania, ecco questo dice. Ecco, tre uomini di frontiera che parlavano diverse lingue e che soprattutto sapevano delle tragedie delle frontiere laddove diventano oggetto di conflitto tra le diverse parti. Solo lui dice
con questo assaggio brevissimo e però secondo me fulminante, d'accordo, ci obbliga a ripensare il concetto di frontiera, ma per certi versi ci obbliga pure a ripensare l'autorevolezza delle classi dirigenti, come si formano le classi dirigenti, come loro da che escono fuori, tutti e tre dalla lotta antinazista, tutti e tre da un pensiero cristiano sociale che teneva dentro il personalismo di Mounier, un personalismo che era anche federalista, quindi un personalismo che tendeva a proteggere la persona umana, ma dicendo guardate che se non frammentiamo i poteri, se non ridistribuiamo i poteri verso il basso, se non pensiamo invece di spingere, e quindi ventotene, l'organizzazione europea dagli stati nazione in una prospettiva post-nazionale, non ne usciamo. Il conflitto della guerra civile europea non finirà mai. Ventotene, la leggo subito, Ventotene, no, la leggo dopo. Ma Ventotene lo conoscete, no? Grosso modo, scritto al confino da un gruppo di militanti antifascisti, perché noi sappiamo che erano Spinelli, che erano Ernesto Rossi, che era Eugenio Colorni, ma in realtà c'era Ursula Hirschman, c'era Ada Rossi, c'era un libro collettivo, un manifesto collettivo, davvero. Ursula Hirschman, chi è che ha visto... Eccolo, bravo, grande Gis, vedi subito. Chi è che ha passato di serie, che ha visto Transatlantic, la serie su Netflix che non ha tanto successo? L'abbiamo visto solo noi un po' più grandicelli, vero? Non attira Transatlantic. Beh, ce n'è per tutti là. Però io la vedrei, ragazzi, se vi capita, su 8 puntate, è una serie, quindi quante serie avete visto in vita vostra? Comincerete a dirmi quanto è Breaking Bad, metteteci pure Transatlantic, perché lì spiega come, d'accordo, una cosa in cui siete immersi voi, e questo è un aspetto, va bene, molto retorico, che forse tralascio, va, se no divento il trombone di turno, va bene, però Transatlantic, vedete, d'accordo, che lì è una narrazione di come da Marsiglia al confine franco-spagnolo, d'accordo, una comunità, collettività eterogenea, internazionale, cosmopolita, di artisti, intellettuali, militanti, chi più ne ha più ne mette, i surrealisti, chi è appassionato d'arte, c'è André Breton, c'è Max Ernst, c'è Victor Serge, il socialista rivoluzionario, quindi anche rivoluzionari, c'è Albert Hirschman, il fratello di Ursula, un grandissimo intellettuale spesso dimenticato, invece gigantesco, uno studioso, se vi capita, di una delle poche letture che consiglio sempre ai ragazzi, appunto. Nella serie anche un figone, credo. È splendido lì, molto più splendido che nella vita, secondo me. Noi abbiamo sempre visto Hirschman da vecchio, hai ragione, è la stessa cosa ho pensato io, nelle foto che abbiamo è d'anziano, magari era bello. È realistico. Era bellissimo, lì è splendido, è il vero protagonista, tra virgolette. Walter Benjamin non era particolarmente attraente. Walter Benjamin è un po' troppo depresso lì, del resto fa la fine che fa e scompare quasi subito perché purtroppo finisce male. Ce ne sono tanti. Hirschman, felicità privata, felicità pubblica, ragazzi, certo, se vi capita. Bellissimo, bellissimo. Oltre che Exit Loyalty, quello è il più famoso. Ma le felicità... storiche di intransigenza. Esatto, cioè è un autore che spesso, forse, mentre di Ursula Hirschman, altro testo che invece vi consiglio, che forse si dovrebbe trovare pure... Il re. Poi Wishful Thinking, il titolo originale. Sì, esatto. Felicità pubblica. La tradizione italiana, la diciamo. Esatto. Quindi c'è proprio l'aspetto più del cambiamento. Esatto, il mutamento. È Noi senza patria, invece, di Ursula Hirschman, che racconta benissimo proprio il vivere di quei senza patria lì, che però invece è come se avessero una nuova patria. La loro patria, Transatlantic, è in realtà far fuggire tutti questi perseguitati dai nazisti in una patria a venire, in realtà, che non è neanche una patria, vabbè, inizia la Spagna, ovviamente gli Stati Uniti, Transatlantic, Ventotene, l'isola, la leggo dopo, il passaggio su Ventotene lo leggo dopo, comunque scritto nel 41, nel pieno dell'Europa nazista, fra la Francia occupata dai nazisti, non ce lo dimentichiamo, qui, Inglourious Basterds, no? Tanto per rimanere sui film, vi ricordate bene, no? Come avrebbe dovuto finire Tarantino, no? Shoshanna lì, va bene, d'accordo. Ventotene me lo tengo per ultimo come citazione finale e apro subito su... Allora, le crisi, c'era un passaggio sulle crisi europee degli ultimi... Come ribaltare le crisi europee degli ultimi 20 anni e come ribaltarle. Le posso citare, ma non mi ci trattengo troppo, d'accordo?
potrei dire che c'è un cortocircuito tra il 99 e il 2004 e il 2023. Questo cortocircuito è sintetizzabile così: lo scacco dei processi costituenti, no? Si fu scritta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma fu scritta anche un trattato costituzionale che venne bocciato dal referendum francese nel 2005. Nel 2004 ci fu l'allargamento dell'Unione Europea a est, vi ricordate? E il conflitto tra la Old Europe, la vecchia Europa incanutita, invecchiata, e la New Europe sotto l'egemonia statunitense, perché quelli erano gli anni e i mesi della coalizione dei volonterosi che andava a combattere dopo il 2001, vi ricordate? Francia, Germania si opposero alla coalizione, l'asse carolingio era contrario alla guerra statunitense, che trovò alleanza con la New Europe del Patto Atlantico e entrata nell'Unione Europea. Cortocircuito, questa New Europe diventa il polo che è in crisi con lo Stato di diritto in Europa, Polonia e Ungheria, no? Pensate alle procedure di infrazione che sono state aperte in Ungheria, Romania pure per certi versi, no? Sulla violazione della cosiddetta rule of law e dello Stato di diritto, con la guerra della Russia in Ucraina, è il polo della New Europe ridiventa, proprio a causa dell'espansionismo nazionalista, imperialista, post-zarista di Putin, diventa la Polonia, diventa il paese da proteggere, diciamo, d'accordo? Quindi c'è un cortocircuito. Io ricordo la frase terribile di Hollande dopo gli attentati del Bataclan, 2017, vi ricordate? No? In questi mesi è uscito il libro bellissimo di non di Limonov, che di Carrer, il libro Limonov, il libro di Carrer, c'è scritto, esatto, c'è scritto il libro su Limonov, Carrer, è un libro formidabile, un racconto del processo proprio, ma non solo quello, ma comunque i saggi erano usciti pure su Robinson di Repubblica, ma che vi dicevo, perché Hollande disse, guardate se alla fine l'Unione Europea, l'Unione Politica Europea non la farà la guerra contro il terrorismo, l'Unione Politica Europea, anche per affrancarsi dalla NATO, la fa la questione della guerra russa-ucraina, è davvero un crinale pericolosissimo questo, che è un cortocircuito degli ultimi 20 anni. In mezzo la crisi dei debiti sovrani, il ruolo della BCE, il ruolo della BCE è ambiguo, perché la BCE draghiana era quella del quantitative easing, quindi sosteniamo, farà whatever it takes, farà qualsiasi cosa per salvare, badate, quel qui, quantitative easing, nel dibattito sociologico, ma soprattutto della triste scienza economica, la dismal science, dobbiamo dirle che gli economisti è una scienza triste, se lo dicono da sole, malthusiana, se lo dicono da sole, quindi noi non facciamo fatica a dire che effettivamente è una scienza triste, ma comunque dissero che è pericoloso, però dissero, ci fu un bellissimo libro di Coppola, non il regista né la figlia che è il regista, ma c'ha il nome simile tra l'altro, poi Francis Coppola, no, troppo simile, comunque Coppola cognome, Francis mi pare, che scrisse in inglese era people's cui for the people, cioè avete fatto il quantitative easing per le banche per proteggere i debiti sovrani, adesso dovete fare 2019, e fu una campagna che fu portata avanti con il cui pandemico per certi versi, no? E allora, se tutte queste crisi, ovviamente la mancanza per certi versi di solidarietà tra i paesi del nord Europa e i paesi dell'Europa mediterranea, no? Ricordatevi tutta la dialettica, perché il contribuente tedesco deve pagare l'olio d'oliva, gli europei del Mediterraneo che stanno tutto il giorno e tutto l'anno sotto il sole con l'olio d'oliva e la pasta asciutta, praticamente era questa, no? Le cicale dell'olio d'oliva mediterraneo contro le formiche, i frugali del nord, e tutti pregiudizi antisolidaristici, pregiudizi nazionalistici. Ulrich Beck, ecco un altro autore che vi invito sempre a leggere, parla di un fatto che non ci riusciamo a togliere dalla nostra maledetta testa, nonostante le esperienze delle classi dirigenti che abbiamo nominato prima, la metodologia nazionalista con la quale vediamo i paesi e le città in cui viviamo. Dovremmo, va bene, quindi tutto questo va male, questo aspetto dark va malissimo, però il QI for the people appunto fu un tentativo di risposta. Allora vediamo come si arriva a questa proposta di European Social Union. Lancio solo delle cose, va, e poi magari vediamo, sì, perché ho parlato troppo, lancio solo delle cose, sempre se le riuscisse a ritrovare, ecco,
ho sempre spillato le cose, però poi spillandoli è peggio, ma forse è meglio. Va bene, comunque. Allora, le lotte per lo spazio politico e la solidarietà europea, European Social Union. La European Social Union è una proposta scientifico di ricerca e di proposta politica che viene da ambienti di studi di scienze sociali, d'accordo? In particolare Van der Broeke, che è uno studioso e anche un nuovo politico in realtà, d'accordo, olandese, che scrisse questo saggio già nel passaggio tra gli anni 0 e gli anni 10, d'accordo? In Italia è stata ripresa da Maurizio Ferrera molto e da Stefano Giubboni, quindi Giubboni è un giuslavorista in realtà, ok, quindi teniamo questa. Oh, però ci sono degli embrioni di politica, io proporrei la formula anche retorica, una sorta di meme, ecco, no? La politica sociale comune, come c'è stata la PAC, la politica agricola comune, dovrebbe esserci una politica sociale comune, sganciare, no, la fedeltà nazionale attraverso la quale accedi alla protezione sociale, ridistribuendola in un'ottica multilivello, non è che deve essere per forza ridistribuita solo verso l'alto, anche verso il basso, no? Sappiamo che l'erogazione di alcuni servizi pubblici è quella più immediata al cittadino, quindi a livello comunale, a livello intercomunale, a livello regionale, pensate alla questione abitativa, pensate alla mobilità, pensate ai trasporti, d'accordo? Quindi l'ottica multilivello. Però ci sono degli embrioni di politiche sociali europee che devono essere valorizzate in questa congiuntura. Allora, il cui for the people fu una campagna che non portò a, ecco com'era il titolo, Frances Coppola in realtà si chiama, vedi un po', ecco, The Case for People's Quantitative Easing, Wiley 2015, d'accordo? Arrivava all'idea che l'Unione Europea potesse addirittura adottare una sorta di reddito di base universale incondizionato come strumento di rapporto fiduciario tra le cittadinanze e l'Unione Europea. C'è la diffidenza nei confronti dell'Unione Europea perché le politiche di austerity, i pregiudizi nazionalistici hanno portato a una diffidenza dell'opinione pubblica europea nei confronti dell'Unione Europea. Bene, restituiamo fiducia facendo che la prima garanzia di base di ogni singolo welfare sia di provenienza dell'Unione Europea. Quindi, che non lo so, questa è una grande proposta che in realtà veniva già nel 2001 da uno studioso a noi caro, che è Philippe Van Parijs, uno studioso il cui libro sul reddito di base è stato tradotto al Mulino, quindi non è del 2017, si chiama Il reddito di base universale, mi pare, il reddito di base. Lui fece questo gioco, anche lui che è un grande sociologo, economista, molto anche sociologo delle comunicazioni, molto attento alla comunicazione, fece questo bellissimo saggetto nel 2001, all'inizio dell'entrata in vigore della moneta unica, okay? Dell'Eurozona, e titolò questo saggio Eurodividendum, facendo quasi un gioco come no taxation without representation, no Eurozona senza Eurodividendo, cioè creiamo la moneta comune. La moneta comune, aristotelicamente, la moneta è uno strumento artificiale creato dall'essere umano per regolare i rapporti economici e sociali in senso migliorativo per tutti. È uno strumento che semplifica, non dovrebbe, no? Vi ricordate, c'è tutta la retorica del debito, dell'indebitamento, del debito del singolo, Schuld in tedesco significa sia debito che colpa, no? Al singolare, al plurale, va bene. E lui propose questa cosa, guardate che facciamo l'Eurozona, ma come primo strumento dell'Eurozona pensiamo a un Eurodividendo, cioè lui proponeva questa sorta di primo, insomma, il primo intervento economico previsto da ogni singolo Stato di protezione sociale doveva essere garantito da un finanziamento europeo che andava indistintamente a tutti ai tempi all'Unione. Adesso siamo nell'Eurozona 19, no? All'inizio partimmo con quanti eravamo? Non mi ricordo manco più. Va bene, mettiamo tutti e 19 i paesi dell'Eurozona, d'accordo? C'è la moneta unica, c'è un sussidio universale di protezione sociale garantito nel suo zoccolo minimo dall'Unione Europea. E in realtà dentro il periodo pandemico fu adottata una misura simile, qualcuno la conoscerà, l'acronimo SURE, no? S-U-R-E, che sarebbe per Support to Mitigate Unemployment Risks in Emergency, no? Il supporto, uno strumento per mitigare i rischi di disoccupazione nell'emergenza. Era uno strumento che era stato pensato nell'epoca pre-pandemica per sostenere, in Italia si direbbe la cassa integrazione, d'accordo, gli strumenti ultimi di protezione sociale dalla disoccupazione. E in realtà nel periodo pandemico fu utilizzato sì per il sussidio
contro la disoccupazione, diciamo così, e per tutelare in realtà i posti di lavoro, per il lavoro subordinato tradizionale, ma fu utilizzato anche per la prima volta per il lavoratore autonomo strettamente collegato all'impresa. D'accordo? Quindi introdotto una nuova figura rispetto al lavoratore subordinato tradizionale, cioè il lavoratore autonomo dipendente dalla grande o piccola impresa, la formula era proprio quella del lavoratore autonomo coordinato all'impresa, e quindi una sorta di sganciamento della protezione sociale nel senso solo della solidarietà del lavoratore subordinato tradizionale. Ok. Poi, d'accordo, sure, dovrebbe essere non solo on emergency, non solo nei periodi di emergenza, dovrebbe diventare uno strumento permanente, secondo me, che darebbe proprio quel senso di ancoraggio della protezione sociale a livello eurounitario, d'accordo? Poi articolata nelle diversità statuali, d'accordo, ogni Stato ha, per esempio, sta benedetta cassa integrazione, ce l'abbiamo solo noi, diciamo, sì, va bene, comunque, è sulla questo sempre mi devo ricordare che sono... e poi Next Generation EU è un altro strumento che è nel dibattito di alludere a questa politica, ecco, c'è nel dibattito sulla riforma del patto di stabilità e crescita di cui è stato presentato il documento qualche giorno fa, vi ricordate, di mettere, diciamo, di includere i parametri sociali nella condizionalità, cioè di dire, ora il concetto di condizionalità l'abbiamo visto prima, no? La solidarietà condizionata al fatto che devi meritare la protezione è una condizionalità che svantaggia, no? Che mina da lì dentro l'universalismo, è una condizionalità da combattere. Ecco, e se in questo caso invece sta condizionalità, una volta tanto, una condizionalità che sta dentro anche i fondi che arrivano dall'Unione Europea, no? Il PNRR e tutto quanto, ecco, ma se una volta tanto sta condizionalità fosse che invece gli Stati e l'Unione Europea per meritare, tra virgolette, utilizziamo questo termine, queste formulazioni così dell'ideologia, della neolingua neoliberista, chiamiamola così, utilizziamola, ma stavolta argomentazione, diciamo, in controeffetto. Per meritare quei fondi devono stare alla condizionalità che devono stabilire, che rispettare delle condizioni adeguate di protezione sociale, e quindi sistemi di protezione sociale più universalistici, accesso a servizi sociali più universali, insomma, d'accordo? Questo dei parametri, quindi nei parametri di benchmarking, non solo i parametri macroeconomici, il debito, il deficit, tutta quella roba mostruosa del patto, mostruosa quella roba che poi pure uno come Romano Prodi, che è una persona tanto a modo, ha definito come sciocchi, lo ricordate, i parametri di Maastricht, diciamo, d'accordo? Ecco. Potrebbe essere questo uno strumento anche argomentativo dell'opinione pubblica, di quella società aperta in termini di costituzione, di mettiamo la condizionalità dei parametri sociali come condizionalità per l'erogazione di un'idea di condizionalità positiva. Non lo so, i miei amici più estremisti dicono no, la condizionalità non ci... Va bene, io sono sempre comunque un moderato riformista. C'è la direttiva sull'adeguatezza dei salari minimi legali del 4 ottobre del 2022, d'accordo? Come verrà recepito il salario minimo legale in Italia? Grande scorno. Ci sono i contratti collettivi nazionali, sindacati, vabbè, vedremo. C'è una risoluzione del Parlamento Europeo sui regimi di reddito minimo adeguato, ha cambiato anche la terminologia, l'Unione Europea non parla più solo di reddito minimo, reddito minimo adeguato alla tutela della dignità umana associata dell'essere umano, è uno scarto anche questo. È una risoluzione del 15 marzo del 2023, c'è il Digital Compass 2030, il regolamento sull'Unione Europea che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale sta in adozione, probabilmente riceverà anche, avete visto il caso OpenAI, ChatGPT, il garante italiano che ha bloccato, ora io su questo potremmo farci un seminario lungo un giorno su quale la però ha prodotto degli effetti, no? Sam Altman, che è il CEO di OpenAI, ha fatto delle modifiche al prodotto. È stata rientrata in funzione e quelle modifiche adesso valgono per tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi un effetto incrementale, no? Dell'intervento di un garante nazionale su un effetto che a livello continentale potrebbe, si dice che alcuni di questi parametri verranno inclusi anche in questo regolamento, anche perché, va bene, anche questa era un'altra conclusione, la proposta direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali, questa sta in stallo, però qui in Italia per esempio ci sarebbe un esempio molto virtuoso che mi porterebbe ad aprire tutto un altro versante, sì, lo apro e chiudo su questo, sul fatto invece di quali sono i movimenti sociali, collettivi, quindi c'è una classe dirigente che sta provando a rispondere, a livello europeo c'è un terreno di conflitto su questo, anche perché a livello europeo c'è un terreno di conflitto anche dal punto di vista degli oligopoli e dei monopoli digitali, no?
non dobbiamo, non uso, non con parole mie, riprendo parole che ha utilizzato Francesca Bria, che è una studiosa di questi termini, di questi il grande conflitto globale a livello, diciamo, dell'era digitale, no? Per certi versi potrebbe essere semplificato così: big tech della Silicon Valley, dei monopolisti della rete, i cinque che sappiamo tutti, d'accordo? Che ci hanno fatturati, che sono di gran lunga maggiori dei più grandi paesi d'Europa, del PIL dei più grandi paesi d'Europa, d'accordo? Mi pare che una di quelle cinque, che adesso non mi ricordo quale, probabilmente proprio Google, ha il fatturato maggiore dei PIL di Giappone e Germania messi insieme. Ma se noi paragoniamo i PIL di Italia, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna ormai, insomma, d'accordo, quindi sono delle potenze globali, nuovi poteri globali, come li ha chiamati anche Maria Rosaria Ferrarese. Quindi big tech negli Stati Uniti, big state altrettanto e forse ancora più pericoloso della Cina, d'accordo? Una visione dell'innovazione tecno-digitale al servizio disciplinante delle istituzioni pubbliche, premiali, dopo la società del Panottico, dopo la società disciplinare di Foucault, dopo la società di controllo di Deleuze, e non so come potremmo chiamarla questa, la società algoritmi, chiamiamola così, ma però l'algoritmica cinese, adesso anche questo pure qui intanto non verrà, insomma, io ho un po' più paura dell'algoritmica cinese che cioè, no, io sono sempre della tendenza che dentro i conflitti del capitale, del capitalismo, ci sono diverse tendenze, no? E diverse contraddizioni, riprendendo l'insegnamento anche marziano, spesso è il capitale che è una contraddizione a se stessa. Quando poi il capitale del sistema mondo, per dire alla Riga, alla Wallstein, è un capitale così frammentato e in conflitto tra di loro, ecco, allora Bria diceva, può essere che l'Unione Europea diventa, che questa è una vecchia idea anche di un altro, lì diventa invece che big tech, big state, big democracy, cioè si faccia promotrice di uno spazio non solo di regolazione, come potrebbe essere stato questo esempio su ChatGPT, no? E lì effettivamente ha funzionato, possiamo pure dire che era inutile questo intervento del garante, qualcuno lo dice dei miei, insomma, io non giudico, però un effetto l'ha prodotto, diciamo, in ogni caso, anche semplicemente di dialettica nell'opinione pubblica, no? Perché non possiamo più fare domande a ChatGPT, dobbiamo farci la VPN per farci la cosa. Big Democracy era una grande idea di Bernard Stiegler, ecco, un altro autore che invece mi piace un sacco citarvi, no? A proposito di democrazia e algoritmi, certo. Però lui ti ricorda, sì, adesso non so darti del tuo o del lei, va bene. Lui proponeva addirittura che l'Unione Europea dovesse fare le sue piattaforme digitali. Andò a parlare in commissione, addirittura alludeva, qui c'è anche una visione francese ovviamente, no? Una certa visione francese, va bene, a me la Francia piace tantissimo, francese, insomma, di protagonismo. C'era Orange dietro, c'era Cassa Depositi e Prestiti francesi, d'accordo. No, però culturalmente c'è anche la visione gollista anti-statunitense, insomma, no? Insomma, c'è quella tradizione francese di indipendenza dai insomma, cioè, secondo me, adesso non è che dobbiamo fare Facebook, anche perché poi Facebook ormai va bene, però Sigler diceva, l'orizzonte è questo, o ci pensiamo alle infrastrutture digitali nostre, ma non nostre in una ottica di mediazione tra le tendenze più pericolose, potremmo dire così, più estremistiche, perché la Silicon Valley e gli unicorni lì hanno delle idee, ma pure affascinanti, io me li studio, me li leggo, me rimango stordito pure dalle cose che pensano e che fanno, e i cinesi, va bene, hanno un'altra tradizione, e comunque è bene che ci sia una dialettica, ecco, diciamo così, e che l'Unione Europea su questo possa... Però la dialettica potrebbe pure partire invece dal non utilizzo questo termine, anche se mi sta venendo, dalla dinamica evolutiva tra società e istituzioni. Perché cito questa dinamica evolutiva tra società e istituzioni, cioè tra quello che avviene, diciamo, nelle dinamiche quotidiane? Perché proprio sulle piattaforme digitali c'è un esempio virtuoso in Italia, poco conosciuto anche questo, forse con Gisio ne abbiamo discusso invece in realtà a volte, anzi sicuramente, quello della Carta di Bologna, d'accordo? La Carta di Bologna, cioè la Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano, è un documento sottoscritto
dall'assessorato al lavoro della comunità, cioè grazie all'inclusione dell'assessorato al lavoro del Comune di Bologna, dopo una serie di vertenze che le associazioni sindacali di base dei riders avevano attivato a Bologna dopo quella tragedia che successe con la neve. Vi ricordate che quel ragazzo che perse la vita, in realtà, se non erro, no? In bicicletta, perché non aveva smesso di lavorare e nevicava, insomma, no? E lì si creò un'autorappresentanza dei riders a Bologna in una dialettica conflittuale ma poi dialogica con tre o quattro imprese locali di piattaforme digitali, nomi di piattaforme digitali che purtroppo adesso mi sfuggono, non l'ho scritto queste cose, e che però a gennaio, questa mi pare che era l'inverno del 17, a primavera del 2018, insomma, sottoscrissero questa carta, che poi è stata per certi versi ripresa su alcuni principi e su alcuni diritti, sull'interruzione al lavoro, sulle protezioni sociali, e diciamo, sia come lavoratore subordinato ma anche come lavoratore intermittente, ci siamo, quindi in quella dialettica tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato tradizionale, dal decreto legge 101 del 2019 e in parte riprese dal cosiddetto decreto Orlando, che pare che invece sto decreto legge del 1 maggio abroghi, quindi anche questo ci sarebbe una bella dialettica. L'articolo 22 di questo decreto legge, che ancora non è stato pubblicato, penso che abbia pubblicato lunedì in Gazzetta Ufficiale, abroga proprio quella parte che il decreto Orlando aveva recepito. Quindi c'era una cosa evolutiva e sembra che una parte di questa carta di Bologna viene anche recepita dalla direttiva in discussione. Tra l'altro, nella direttiva in discussione sul lavoro per piattaforme digitali è nella fase di audizioni pubbliche, quindi ci sono... Ok, quindi questo per dire che ci sarebbero delle possibilità, insomma, per far sì che il dinamica tra società e istituzioni possa essere ribaltata, possa esserci un meccanismo evolutivo anche dalle città, Dio mio, le quattro, dalle città a quello che sta avvenendo nei mutamenti normativi a livello di Unione Europea, ecco, dalle città, da quello che avviene nelle città, da quello che si muove nei movimenti sociali, diciamo così, e soprattutto dal punto di vista della protezione sociale più universale possibile. Ecco, questo è il mio punto di arrivo. Una cosa che in realtà stava, appunto, tutta la cosa anche sul reddito di base, una cosa che in realtà stava dentro, e chiudo con questa citazione, dopo che avevo detto che parlavo 20 minuti, ho parlato quasi un'ora, mi sa, la citazione dal manifesto di Ventotene, e pensate quanto era lungimirante. Nel 41, la liberazione delle classi lavoratrici può aver luogo solo realizzando le condizioni accennate dei punti precedenti, e infatti io devo leggervi il punto precedente, il paragrafo prima, ok? La potenzialità quasi senza limiti della produzione di massa dei generi di prima necessità con la tecnica moderna, 41, d'accordo? Permette oramai di assicurare a tutti, con un costo sociale relativamente piccolo, il vitto, l'alloggio e il vestiario, con il minimo di conforto necessario per conservare il senso della dignità umana e sociale. La solidarietà umana verso coloro che riescono soccombenti nella lotta economica, la solidarietà umana, non dovrà perciò manifestarsi con le forme caritative della solidarietà caritatevole, sempre avvilenti e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano di riparare. Guardate che la carità non risolve nulla, praticamente, ma con una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, d'accordo, possano o non possano lavorare, qui potremmo dire vogliano o non vogliano lavorare, un tenore di vita decente senza ridurre lo stimolo al lavoro e al risparmio. Così nessuno sarà più costretto dalla miseria ad accettare contratti di lavoro giugulatori che ti tengono per la giugulare. Questo è il liberale Ernesto Rossi. Questo è Ernesto Rossi, sì, la lettura, esattamente, Ernesto Rossi, perché questa parte è scritta da Ernesto Rossi, liberale con la visione universalistica e di affrancamento, cioè di una visione solidaristica che promuove la libertà, paradossalmente. Cioè non è la solidarietà che appiattisce oppure che viene elargita dall'alto. Ecco, quindi, cortocircuito, probabilmente, e questa era la retorica finale su cui voi state dentro, un processo molto recente, perché è un processo settantennale, di pensare alle istituzioni oltre lo Stato, è un processo recentissimo. Ci abbiamo avuto millenni di conflitti tra stati, tra città, tra campanili, tra signorie, d'accordo?
e soprattutto un secolo di guerra civile europea che ha portato centinaia, milioni di morti, d'accordo, altro che centinaia. Il passaggio alle giovani generazioni è proprio la possibilità di rintracciare le diverse giovani generazioni. Ursula Hirschman, quando scriveva il nostro saggio, appunto, vi dico, vedete quella cosa lì, vedete quella, era giovanissima, lei scappa a 18 anni da non aveva, era l'età vostra, secondo me, aveva 25-28 anni, grosso modo, d'accordo? Mentre magari Ernesto Rossi, va bene, voi siete ancora più giovani, lo so, va bene, era ventenne, via, diciamo, 20 something, così suol dire, tra 20 e 30, d'accordo? Quindi questa era, va bene, scusatemi per la lunghezza, le quattro, mannaggia, scusatemi, e grazie. Era disdetta, dovevo spezzare, va bene. Va bene, grazie professor Allegri. Abbiamo un quarto d'ora più o meno, un 20 minuti massimo. Anche la mezz'ora, fino a 4:30. Sì. 4:30, abbiamo un po' di tempo per aprire un dibattito, per fare domande al professor Allegri. E criticare anche, ovviamente. Esprimere severe critiche. Poi mi dico sempre che sono sempre troppo ottimista, cosa che è vero. Chi è che vuole rompere un po' il ghiaccio? Salvatore. Salvatore, prego. La parola solidarietà, come lei mirabilmente ha evidenziato, esprime una molteplicità, no, di concetti. E non so se lei pensa possibile un giorno una solidarietà a 360 gradi, in una dimensione cosmopolita, quindi in questa prospettiva. Poi un'altra, vorrei sottolineare anche, a volte probabilmente si confonde tra carità ed elemosina. L'elemosina lascia le cose così come stanno. Okay. Invece la carità, se la intendiamo nella prospettiva dell'inno alla carità di Paolo Apostolo, vediamo che è l'amore non fa danno al prossimo. Cioè la carità intesa come attenzione alla persona, come realtà centrale, no? Può mettere in condizione ogni essere umano di liberarsi, affrancarsi da quelle situazioni che opprimono la dignità della persona. Quindi amare qualcuno per metterlo in condizione di poter vivere la propria dignità nella libertà, penso che sia una delle cose più significative che si possa porre in essere. Ragione. Facciamo sì, queste due cose però fondamentali raccogliamo, sì, magari meglio. No, raccogliamo se ci sta così. Ok. Però mi sento altre domande. Ecco. Io vorrei tornare su quella distinzione tra solidarietà organica e nuovo modello di solidarietà. Perché in effetti la solidarietà molto spesso viene criticata o comunque viene ridimensionata attraverso un'argomentazione che vuole, la vuole come qualcosa di subalterno rispetto alla produttività. Cioè il discorso della scienza triste è essenzialmente questo. E tutti vogliamo essere solidali, però per poter essere solidali prima dobbiamo produrre e poi questo eccesso di produzione possiamo redistribuirlo. Quindi la solidarietà viene subordinata diciamo a questo imperativo della crescita, dell'accumulazione. Certo. E forse in quegli elementi di incondizionalità, di autosufficienza della solidarietà, cioè questa idea per cui ogni persona deve avere diritto, un diritto fondamentale, indipendentemente dal fatto che poi effettivamente lavori oppure no, quindi produca oppure no. E, diciamo, per renderla effettiva e quindi per non renderla semplicemente un principio astratto, secondo me si deve necessariamente allacciare ad un modello anche di produzione di ricchezza alternativa, cioè l'idea secondo cui una base, un modo di distribuzione, per esempio del denaro, un quantitative easing for the people, che parte dal presupposto che bisogna mettere tutti nelle condizioni di partecipare alla cooperazione sociale, non è un modo per dire redistribuiamo la ricchezza, ma è un modo per alludere ad un altro modo di produrre la ricchezza e di misurarla. E questo,
questo okay. altro modello evidentemente necessita di pensare quelle categorie dell'economia politica, di pensarle, di certo. strutturarle e anche di misurarle in, in maniera diversa. Mi dì dei nomi così vi... Salvatore e Antonio. Antonio. Ok, grazie. Magari possiamo Otto. Partire da questi due domande. Sì, se vogliamo ci così. Pensa ah. un po'. Ci pensate, se, no. se c'è qualcuno ah, no, c'era c'è Giso, il professor Amendola. Ah, che... Giso, grande, grande. Sì, sì. Prego. A parte l'osservazione che il 9 maggio è la festa dell'Europa per la fine della guerra. Sì, sì. Ma anche perché esce il disco del Liberato. È 9 maggio, sì, è vero, è vero. Il padre di Liberato ha previsto l'importanza fondamentale. Io voce di musica underground che mette paura. Il grande Liberato, che scherzi. 18 settembre a Piazza Pebiscito. Anche per leggere l'Europa dal sud. È melodico. Lo fa più elettronica, post-rap. E a proposito di Europa, il sud, eccetera, a un certo punto hai detto, fra le varie cose... poi passiamo a una solidarietà, a delle soggettività post-salariali, cioè si ripropone il problema della solidarietà in una società che però non è più quella a produzione nordica, diciamo, industriale, standardizzata, che in qualche modo aveva con la solidarietà un rapporto ambivalente, perché era una società molto irregimentata, ma era anche una società che la solidarietà la produceva, perché eravamo certo. tutti uguali, cioè erano tendenzialmente sì, sì. tutti uguali nella società fordista, eccetera. Ora la solidarietà in una società post-salariale va problematizzata con le differenze, perché qui non abbiamo più questa idea che la società più o meno è compatta, arriva allo stato sociale e la difende dall'attacco del capitale, della produzione, eccetera. Qui abbiamo una società che si è molto differenziata e rispetto alla quale certe forme di solidarietà possono sembrare anche assolutamente pesanti, non adatte. Come la mettiamo insieme, secondo te, questo richiamo alla solidarietà e questa esigenza di soggettivazione? Io ora pensavo, per chiudere, a un'autrice fondamentale sulla solidarietà, una che ci ha spiegato tantissime cose sulla protezione, sullo stato sociale, come Nancy Fraser, no? Certo. che ha visto il la, dibattito la, Fraser la solidarietà sì. l'ha fatta giustamente nascere dal lavoro di cura, certo. di produzione, da tutto quello che il capitale attacca nella sua accumulazione. Però Fraser dall'altra parte è una che dice attenzione, perché poi tutte queste battaglie per l'emancipazione, che sono importanti, sono preziosissime, il femminismo in quanto identità, l'intersezionalità del black feminism, gli LGBTQ e la linea di genere, sono tutte cose a cui noi non possiamo rinunciare, ma che contemporaneamente non sono pacificamente armonizzabili con le lotte per la solidarietà, perché anzi tendono ad individualizzarla talmente tanto da rischiare di sfilacciarla. Infatti in quel dibattito che ricordavi tu, poi Fraser chiude dicendo attenzione che le lotte per l'emancipazione potrebbero allearsi ai meccanismi neoliberali, non ai meccanismi. Ora io non credo questo, però questo è problematico. Certo. Per non arrivare alle conseguenze Fraser occorre ripensare la solidarietà in un modo che tenga dentro una soggettivazione che è la società ottocentesca in cui nasce, quella società francese che tu hai così, quello non la teneva insieme, quello stato sociale lì. Certo. La faccio anch'io una domandina. Sì, come no. Più che una domandina è una riflessione, ovviamente, perché tu sai che io ho questa, diciamo, tendo a illustrare l'Europa come questo doppio volto. Il volto neoliberale, ordoliberale, sarebbe dire, cioè di una regolamentazione che privilegia, incita la competizione, quindi il mercato sostanzialmente, e invece un'Europa che ha nel suo DNA, nei suoi principi fondativi, la dimensione appunto della solidarietà, non fosse altro perché ha messo fine alla guerra, certo. ma quello magari ormai è un simbolo, ormai, sì, sì. però speriamo che sia un simbolo, eccetera. Ora però questa lotta tra queste due facce, che per
si sono sempre tenuti in equilibrio, se vogliamo, fino alla convenzione della Carta di Bologna, ha spostato la dimensione cosmopolita normativa, la chiamo io, più avanti. Poi dopo, dal 2008, se l'altra faccia si è dimostrata. Tu sei bravo perché individui invece dei luoghi piccoli, piccolissimi, invisibili, in cui l'Europa incrementa e continua ad alimentare questa dimensione. Tu pensi che l'Europa attraverso le sue tante manifestazioni abbia questa forza per riportare in vita? Poi sei ottimista in questo, però insomma io sono anch'io ottimista, non ci credo. Ok. Beh, penso che siamo sì, cioè, abbiamo 2 ore. Esatto, abbiamo materiale per. E poi è impossibile che dia risposte a questi quesiti e considerazioni così belle. Allora, sicuramente Salvatore, sì, ha fatto benissimo. Hai ragione, ha molto ragione. Io l'ottica caritatevole la vedevo con protestante. Sì, ma anche nella visione proprio paternalistica. In realtà la carità è l'elemento di amore tra pari, potremmo dire, no? Della vita, che è assolutamente invece la tradizione più nobile per certi versi d'Europa, davvero, della lunga storia europea. Quindi sicuramente diciamo, forse avrei dovuto dire il paternalismo dell'elemosina, ecco, piuttosto. Ok, questa era la mia. Ripenso sempre al punto che c'era quel dibattito, non mi ricordo se tra Erasmo, no? Che faceva, che sì, a un certo punto cioè, dice, ma insomma, per qual è che cosa possono aspettare i poveri dalla società, diciamo, no? E come possiamo liberare i poveri dal rischio di finire impiccati perché rubano, no? Di finire giustiziati, finire in carcere giustiziati. Dice, siccome l'alternativa c'è, cioè, l'elemosina buttata dal signorotto, no, d'accordo? Oppure affidarci soltanto alla carità delle congregazioni religiose. Ma non può esserci un'istituzione civile, questa è l'idea umanistica, diciamo, no? Che eviti da una parte del tutto il paternalismo del signorotto, consapevole dell'ottica caritatevole invece delle congregazioni, e che pensi un umanesimo inclusivo, no? Era un po' questa. Quindi ha fatto benissimo a sottolineare questa cosa, che altrimenti ho proprio sbagliato, sono dato questa. Ecco, sulla solidarietà cosmopolita pure, quella, pensi che una parte della parte finale che era, cioè questa mia allusione all'Europa. Noi con Bronzini, appunto, in quel libro utilizzammo la formula, perché erano proprio gli anni duri, sì, faticosi, no? Post 2008, comunque parlammo di cuneo di regolazione giuridica globale, proprio con questa visione di allusione finalmente fino in fondo, in un'ottica post imperialista, post coloniale, perché l'Europa poi è stata l'Europa degli imperi, del colonialismo, d'accordo? E insomma, qui pure ci sarebbe la tradizione, voglio dire, insomma, da Kant in giù, no? Da recuperare, no? E quel personalismo cristiano cattolico, cristiano, quel personalismo cristiano degli anni 30-40, quello secondo me è una grande miniera di Mounier e compagni, no? Io ripenso sempre a Giso, no? Di quante volte ci siamo anche in questo, quando ne abbiamo ripubblicato nel settantennale del manifesto di Ventotene, il manifesto, poi l'abbiamo corredato di una serie di interventi di alcuni autori attualizzanti, tra i quali Pier Virgilio D'Astoli, Luciana Castellina e anche Antonio Negri. E Antonio Negri raccontava di come nella sua gioventù, lui è del 33, si forma sulla lettura superiori, appunto, del personalismo cristiano e del manifesto di Ventotene, leggendoli insieme. Dice, per me sono stati due punti, no? Viene dalla tradizione padovana, veneta, quindi c'è anche un'attenzione per te. Insomma, ecco, per dire che davvero ci sei, e sarebbe la sfida più bella. E io non so, certo, adesso con questi venti di guerra che abbiamo intorno è davvero terribile pensare la incapacità dell'Europa di articolare, no? Borrell ci sta provando, io su questo devo dire, deve essere Borrell, no? Il commissario, cioè, io lo so, adesso l'Unione Europea c'è un sacco di critiche, però secondo me anche una certa smarcarsi solo dalla NATO, non so, va bene, è tutto molto molto complicato, però è chiaro che la prospettiva sarebbe, appunto, solidarietà sociale
tra pari, solidarietà istituzionale, solidarietà post-nazionale, Unione Europea, cittadini e tra stati, e ovviamente solidarietà globale, cosmopolita, quella sarebbe secondo me la scala. E Antonio, bellissima, ottima riflessione, molto molto concorde con te, d'accordo, molto molto d'accordo con te. Tu dici, a un certo punto dovremmo anche avere la forza di dire che guardate, non è che state ridistribuendo, qui in realtà c'è la possibilità, deve esserci la consapevolezza teorica e anche pragmatica, che è comunque la cooperazione sociale che si riprende quello che produce. Per certi versi, questo, noi alle origini delle piattaforme digitali ci fu questa... Se tu ripensi se noi tutti ripensiamo al mitico frammento sulle macchine di Marx, non a caso tradotto da Solmi sui quaderni rossi del 64, no? È riletto oggi, cioè il General Intellect, che cos'è se non la comune cooperazione in una sfera non regolata se non dall'autoregolazione sociale, che è la cooperazione sociale mutualista dell'agire collettivo, dell'agire comune, che è quasi un incrocio poi tra se vuoi un'analisi materialista marxista, ma anche un'analisi invece libertaria, quasi alla Kropotkin, ecco, il mutuo appoggio, no? Anarchico, quindi, per certi versi. Che però quelli che appunto che ti dice che lì la ricchezza è prodotta dalla cooperazione sociale, si tratta non di distribuirla, ma proprio di avere contezza che proprio perché è la cooperazione sociale che produce quella ricchezza lì, c'è un nuovo sistema di produzione, c'è un nuovo sistema di relazioni sociali. Ora tu secondo me punti, cioè centri la cosa sulla questione come hai detto a un certo punto, no? Dovremmo avere pure la forza per riequilibrare le categorie, per riutilizzarle, per deturnarle. Altre misure, appunto, io quando, ecco, l'allusione, non so se tu l'hai percepita questa cosa, però quando io dico quella condizionalità sociale mi andrebbe bene, io cercherei proprio di fare quel gioco, è chiaramente un gioco comunicativo quasi, alla Wittgenstein, diciamo, cioè, quindi potrebbe essere anche cioè, anche se lui ci diceva che in realtà è performativo, però sarebbe da farci un gioco come l'ermeneutica giuridica ci insegna sempre, e Rodotà appunto, che è stato un grande civilista ma anche un grande studioso comunque interprete della Costituzione, o anche Emilio Betti, insomma, ci dice sempre la norma giuridica non sta nella legge, viene dall'esterno, viene dall'interpretazione, dalla dialettica sociale, dai conflitti, da come la applica l'avvocato, da come la rivendicano i movimenti sociali, da come decide il giudice, d'accordo? E questo ancora di più sui parametri economici, cioè dovremmo e quel gioco, facciamo una volta tanto che la condizionalità non sia quella dei macro parametri, dei parametri della macroeconomia, ma quella dell'economia sociale, vogliamo chiamarla così, è sbagliata, d'accordo? Non lo so, secondo me sarebbe un bel, anche in questo, ripeto, l'ho detto questa cosa recentemente a un dibattito, dice, ah, ecco, vedi, pure tu hai ceduto alla retorica della condizionalità neoliberista, ho ceduto e mi sono portato a casa questa critica, cedo a tutto io, però poi c'è Antonio che quando fa questa domanda mi dà animo a riflettere, invece, perché quello che volevi dire tu, cioè quello che hai detto tu è quello che volevo dire io, insomma, quindi hai detto pure meglio di quello che ho detto io, quindi ti ringrazio un sacco. Giso, va bene, poni problematiche. Allora, io su questo, che, insomma, non riescono a mettersi d'accordo Fraser e Onnet, figurati io che posso. Allora, che ci sia, diciamo, questo potrebbe essere un piccolo allarme, no? Effettivamente, che ci sia una difficoltà di rintracciare quell'aspetto di universalismo concreto da cui ripartivo con Camus, no? Che diceva che l'uomo, l'essere umano concretamente situato, no? Lì era anche il portato della dialettica, cioè esistenziale di Camus, per esempio con la mamma algerina che stava in Algeria e che gli diceva, oh, qua c'è la lotta di liberazione, ma qua succede di tutto, ma qua come facciamo, cioè, di quella tradizione di che era cresciuto in una famiglia di donne, insomma, quindi. Allora, questo per dire che c'è un movimento sociale che prova a scardinare questa cosa, cioè tra le righe, no? Nei nuovi movimenti sociali c'è anche un aspetto comunità, non saprei come definirlo, comunitario identitario, che può essere riassorbito dall'ottica neoliberista, mettiamola così, ecco, dalla prospettiva neoliberista di distribuzione, secondo me effettivamente c'è. Io ho idea che c'è però il movimento, e non l'ho citato, però il movimento ecologista, che invece ci dà degli strumenti più, cioè
non l'abbiamo citato, no? Stavamo tra le righe, la transizione digitale, la transizione economico-ambientale, è una transizione anche economico-sociale migratoria, come possiamo chiamarla, no? Se non fai quella rivoluzione, tra virgolette, ecologica sistemica, quindi ecosistemica sarebbe, insomma, ti troverai addosso sia l'insicurezza sociale, sia migrazioni globali ingovernabili, sia perché sempre più ampie parti del mondo saranno inabitabili, d'accordo? Quindi è una sorta di ecco, e a me dà l'idea che i movimenti ambientalisti, nelle loro diversità, ci sono delle posture di movimenti ambientalisti quasi neo-messianiche, come vogliamo chiamarle, un po' neo-apocalittiche, c'è una vocazione, non saprei come chiamarla, protestante catastrofista dentro alcune, e però al contempo c'è un'effervescenza generazionale su questa roba qua che non deve essere assolutamente sottovalutata. Cioè, secondo me, non a caso, sempre per riprendere il nostro amico se n'è andato, ma gli ultimi anni della sua vita l'aveva dedicati, aveva creato questa associazione che si chiama Internation, tra le nazioni, con Supio e con altri, e i primi incontri che aveva fatto era con la cosiddetta generazione Greta Thunberg, no? Dice, io rompo, non vado più a parlare con la Commissione proprio dell'Unione Europea, non vado più a parlare con le classi dirigenti, secondo me le nuove classi dirigenti verranno fuori da come queste lotte vengono portate avanti dal punto di vista comune, e quella secondo me è una grande, ecco, sì, io, Massimo dice bene, tento di un po', perché appunto per studio seguo il diritto comunitario, no? E tento di appunto, perché io purtroppo sto in mezzo a due settori, purtroppo l'accademia è sta roba qua mostruosa, diciamo, questo va bene se rimane in rete agli atti, e io sarei un po' storico delle istituzioni, poi quando vado alle istituzioni, ma tu sei abilitato al diritto comparato, quindi sei un comparatista, vado ai comparatisti, ma tu sei abilitato a storia, quindi non sono né l'uno né l'altro, però studio tutte e due le cose, e il diritto dell'Unione Europea c'ha delle, cioè il diritto è come viene interpretato, come viene utilizzato dai soggetti sociali, e dentro le dinamiche delle istituzioni dell'Unione Europea ci sono delle dinamiche che possono essere di apprendimento evolutivo, ecco, la direi così. Prenderle sul serio, io le prenderei sul serio anche in una retorica, se vuoi, comunicativa, appunto, controargomentativa, controinventiva, ecco, però le prenderei più sul serio, soprattutto se pensiamo che alcuni livelli di problematiche possono essere risolti solo a livello regionale. La questione digitale, la questione ecologica, la questione sociale, le tre transizioni necessarie, e come facciamo a pensare di risolvere? Ma l'esempio del garante, davvero, questo forse andrebbe scritto, no? Che interviene un garante statuale e che però produce effetti a livelli europei, è anche questo un segnale. Allora c'è una dinamica statuale europea, no? C'è una dinamica statale continua, cioè l'ottica multilivello è più concreta di quella che pensiamo, è anche più attraversabile di quella che pensiamo. Al di là del fatto, ripeto, qualcuno mi dirà che il garante non doveva intervenire, serve a poco, perché poi gli accorgimenti di Stem Altman sono stati tre, pochi. Però, quindi io manterrei sempre un, non lo so, come diceva qualcuno, siccome la burocrazia europea viene dal nord Europa, quella bisogna prenderla sul serio. Non è come la burocrazia italiana, che è ancora quella sabauda borbonica, detta tra le righe, con tutto il rispetto per noi, io sono un provinciale meridionale, quindi quelli, la burocrazia, quelli sono bravi, sanno funzionare le cose, sono insomma, è una battuta questa, ovviamente, però insomma, prendere su, cioè, permetterebbe pure di creare quello spazio, appunto, quello spazio comunicativo europeo, che invece potrebbe rilanciare le... No, ci sono esempi importanti, la legge sulla diritto alla privacy e il GDPR viene da lì, appunto, anche lì con una dinamica evolutiva italiana, no? Uno dei primi garanti della privacy fu Rodotà, appunto, in Italia, 2007, se non mi ricordo male, quindi insomma, no? Anche lì, appunto, però per questo cito sempre Rodotà, ovviamente, perché è una persona cara, è un grande studioso, perché lui aveva proprio questa forza era forte anche come riusciva a convincerci del fatto che ci fossero degli spazi di conflitto e di immaginazione che devono essere provati a essere giocati, diciamo così. Poi perdi, poi, però inneschi dei movimenti, ecco questo. Quindi
tanto più nella tua prospettiva, appunto, che è quella più dell'Europa cosmopolita, chiamiamolo così, rispetto. Certo, sappiamo essere consapevoli che comunque siamo dentro una fase che è in controtendenza, ovviamente, no? La protezione nazionale, le classi dirigenti sempre più. Va bene, poi questo diventa anche un ragionamento politico, però insomma. Grazie davvero, anche e soprattutto delle domande molto mi fa male, forse questo, perché così mi convinco ancora di più che qualcosa di buono ho detto, però le domande davvero splendide, considerazioni molto molto, anche molto più argute ovviamente delle mie riflessioni, però grazie davvero, grazie davvero, a te. È stato un piacere.